Gli usi civici sono la forma più antica di gestione collettiva di beni utili ad una comunità. Hanno riguardato nella storia prevalentemente beni agricoli, mulini, frantoi, la raccolta della legna nei boschi, l'uso del pascolo, la pesca. Ed è un tipo d'uso collettivo che ha attraversato secoli. Ordinamenti giuridici e politici, dal diritto romano fino all'età moderna, passando per il feudalesimo, è uno degli istituti giuridici più resistenti alla storia del diritto. Ora, le forme che noi conosciamo, quelle più che sono arrivate fino ai nostri giorni, sono il diritto d'uso civico e il diritto d'uso pubblico di un bene. Queste due forme rimettono i beni in relazione ai bisogni collettivi. Noi abbiamo compiuto questa operazione, abbiamo disseppellito un istituto giuridico, l'abbiamo tradotto, portato in area urbana, visto che ormai la maggior parte della popolazione mondiale vive in aree urbane, in questo spazio urbano ci sono beni utili al soddisfacimento di bisogni fondamentali, diritti fondamentali. E abbiamo insistito su alcuni beni pubblici in un momento molto particolare, il momento in cui i beni pubblici venivano privatizzati, sottratti alla comunità di una città, alla comunità dell'intero paese. Abbiamo voluto dare un segnale. Abbiamo riconsegnato un bene pubblico ad una funzione che in realtà ha avuto per molti secoli, soddisfare bisogni collettivi, rendere questi beni funzionali al soddisfacimento dei diritti fondamentali. Siamo partiti da un immobile come questo, nel centro storico di Napoli, per mettere insieme esperienze, competenze che altrimenti nel mercato del lavoro artistico, nel mercato del lavoro sarebbero state divorate dall'individualismo proprietario, dalla concorrenza spietata. Qui tutto questo scompare, si mettono in comune, come avveniva nell'antichità, come è avvenuto per millenni, i mezzi di produzione, si mettono in comune le competenze, si mette in comune il desiderio di immaginarsi, creare un mondo di relazioni diverse. Questo spazio era stato destinato ad essere sede, residenza di una fondazione privata. Noi l'abbiamo invece reso uno spazio funzionale all'esercizio dell'arte, dello spettacolo e della cultura. Questo è stato il primo passo. Nel frattempo in città sono cresciute esperienze simili, per cui siamo arrivati ad una seconda delibera che ha messo il comune nell'ottica di riconoscere gli spazi in cui avveniva questo miracolo, questa condivisione collettiva di spazi e bisogni e desideri anche. Siamo arrivati all'ultima delibera, la più importante per noi, del 29 dicembre del 2015. La delibera è la numero 893. E in questa delibera, di cui voglio leggere un breve passo, c'è un riconoscimento importantissimo, il primo riconoscimento in Italia di un uso collettivo di uno spazio pubblico. Si sostiene che la civica amministrazione, qual ente di prossimità al cittadino e soggetto esponenziale di diritti della collettività, debba garantire un governo pubblico partecipato e condiviso di servizi pubblici, beni comuni e utilità collettive, e che la stessa si impegna a dare fermo impulso allo sviluppo di una nuova forma di diritto pubblico che protegga e valorizzi i beni funzionali alla tutela e allo sviluppo dei diritti fondamentali come beni di appartenenza ed uso comune, civico, collettivo e sociale, e come veri e propri ambienti di sviluppo civico. Questa è una vera e propria rivoluzione all'interno del diritto amministrativo, che ci dà la possibilità oggi di immaginare pratiche che riprendano beni sottratti alla collettività
imbrigliati, incatenati nella camicia di forza dell'individualismo proprietario e rimetterli al centro della vita collettiva. All right. I'm scared of dogs. I'm scared of dying. I'm scared of the dark. I'm scared of flying. But there's one thing that don't scare me. And if it didn't scare you, maybe you'd be free. I'm not scared of love. That's right, I'm not scared of love. See, I'm scared of rats. I'm scared of snakes. What if something falls? Or what if something breaks? I might be scared of push. I might be scared of shove. Ah, but I have never been scared of love. So let's talk about a big scary love. Let's talk desire. Let's talk about breaking every rule. Set them all on fire.